And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. To town. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. papere come stiamo andiamo tutto bene tutto a posto siamo pronte cariche calde per la serata sì lo siamo, sì che vi vedo dai, lo so cosa state facendo bei porcelloni, state intingendo la minchia dentro del ciobar vero eh, brutti porcelloni che è arrivata la l'autunno sì. anch'io grazie per i due, palatino, grazie mille per i sub, tra le altre cose mi è capitato di vedere su trick and track in sti giorni, Iaco grazie per gli otto, palatino, io continuo a dire che non è vero okay. mai, continuo a dire che non ci credo che la rincoglionita e Snorlax hanno fatto il test di paternità. Un, non so se avete visto il video dove, dove sembrerebbe almeno secondo la loro ricostruzione che dottor Bavaro sia il padre della, della rincoglionita allora. io continuo a dire che non è vero per me è tutto finto per me è tutto costruito perché non, non, non è vero mai 13. Ma... come state Aru? ciao Aru, ciao Setsu. Setsu, ti tiro in faccia del Kinder Delice Aru ti do uno scudo per superare il problema di Setsu col ciclo sì, sì ma io non ci credo lo stesso Borsellino. per me non è vero cioè io ho visto il video col tizio, Cioè, mentre, mentre pubblicavano, cioè nel senso, ah sì, è il padre lui, dai, diocare. <ride> per me è una stronzata, per me è una stronzata lo stesso, io continuo a non crederci Alla maniera più assoluta. Però sarebbe estremamente spassoso come cosa, più o meno. Comunque. Sta nel fatto che stasera Grimbald, no, grazie al cielo non mi ha scritto, non, non mi ha chiesto di andare da lui, quindi direi di no ma cerchiamo il martello in che senso cerchiamo il martello <ride> e... no ma non è che a me frega un cazzo ma sono quelle cose sai com'è quelle cose di cui si parla che non hanno un fine vero e proprio si parla così per parlare non so come sai quando vedi no ti vedi con un tuo vecchio amico e tipo gli dici eh, ma com'è il mare in questo, in questo periodo ah bello cioè molto figo cioè quelle cose che si parla non hanno una rilevanza vera e propria ne parli così tanto tanto per dire qualcosa <ride> Buonasera Andrea 1988. Buonasera, Ciao, Viola. grazie mille per i 2005, grazie mille di cuore! Allora, 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 allora. Ciao Andrea, domanda random perché hai fatto pallanuoto. Eh. Ho iniziato nuoto da un po' per mantenermi in forma all'università. Sì. È normale che faccia venire così tanta fame? Sì. Ogni volta che esco dagli allenamenti mi mangerei un bue intero e in generale ho sempre più fame del normale. Sì, benvenuto futuro ciccione nella compagnia dei futuri obesi. Grazie Brice, sì, è normalissimo. Allora, in teoria, extra Daniele. Allora, no, il video di Daniele l'ho messo però, 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 devo ammettere, devo ammettere che c'è stato un altro video che ha catturato vagamente la mia attenzione, perché voi sapete, io i video li guardo anche in base a quanto catturano l'attenzione il titolo, patatino, scusami, il titolo del video, perché solitamente il titolo è il 90% del fatto che la mia attenzione venga catturata e il mio interesse venga coinvolto in un video, <ride> e. Il fatto che sia uscito un video che si chiama Questa TikToker è Peggio di Maria Sofia ha catturato moltissimo, <ride> ha catturato moltissimo la mia attenzione, la mia, la mia curiosità, <ride> tu ringrazio per i veri 4, ma tirate mille verità. Non lo so, però un titolo così effettivamente ammetto mi ha catturato l'attenzione. Non, non, non è semplicissimo. Occhio a chiedere il martello. Che poi arriva anche la falce. No, non scherziamo. Cagati a parte podro. il primo novembre sarai in live o passerai la giornata a Masta Asterisco batti sulle nostre foto? Non ne ho idea. Mi aggiornerò nel tempo, non lo so. Vi aggiornerò, Patatini, vi dirò qualcosa. Non, non lo so, sai, mi prendi, inc prendi incontro, incontro scroto. Non ho idea. Di che stai a parlare? Ho trovato questo video, si chiama questa TikToker e peggio di Maria Sofia. Allora ero molto curioso di... Vedere che <ride> sto video. Oramai sono troppo curioso per non guardarlo. Finisce attivista? Ormai. <ride> Maria Sofia, la ragazza che ora si definisce attivista, ormai da qualche anno ci intrattiene con le sue dichiarazioni e iniziative assurde. Sì, è un po' che non la sentiamo effettivamente, eh? non che ne sentissi la mancanza, però... Il punto che ci ha addirittura fatto un video in cui descrivo il suo declino. Ma una domanda che forse alcuni di voi si saranno fatti è: come mai da un giorno all'altro ci siamo ritrovati questa ragazza praticamente ovunque? Alle Iene, alla Zanzara, sui giornali, alla Rock Academy. Siamo stati noi? Che cazzo di domande è? È ovvio, Twinner. Siamo stati noi, io incluso. Siamo stati, sono stato io, è stato Grimbaud, Siamo stati noi che abbiamo lanciato quella signorina nel mondo del trash. Cioè, letter letteralmente, al di, al, di là del al di là del collegio iniziale, che sì, le ha dato un boost, ma un boost come potrebbe essere un boost qualunque ragazza che faccia il collegio, tutto è partito da me. Sono io che ho cominciato a contestare il suo discorso sulle N-Word e sulla transessualità. Che ha fatto partire una discussione universale che poi è passata prima dal Cerbero, poi da Greenbound. Quindi è merito mio. Io ho creato un mostro. <ride> sono, sono stato io, <ride> sono stato io ad aver creato questo mostro. <ride> È colpa tua, sì, ma cazzi alla fine, dai, è stato, è stato divertente. Te che sei di Bologna, mi è capitato di sentire una discussione tra un bolognese e un modenese. Sì? Il modenese se ne è uscito con la frase, non siete riusciti a tenervi un secchio. Che <ride> significa? Ah, devi devi, te, te la faccio breve, devi sapere questa cosa. Allora, nel passato Bologna e Modena spesso erano in guerra. E spesso e volentieri queste guerre erano anche abbastanza brutali. Da lì che poi deriva la rivalità regionale che c'è tra Bologna e Modena. Anche Ferrari in mezzo, però Bologna e Modena. E nonostante i Modenesi il 90% delle volte perdessero la guerra, eh, come correnza e quant'altro, ma non perché i bolognesi siano meglio, cioè lo sono, ovviamente, ma non è questo. Non perché siano meglio, semplicemente perché Bologna era una città più grande, più strutturata, eccetera. Ci fu un episodio che volse a favore dei modenesi, che ancora loro te lo rinfacciano. Che praticamente è stato un episodio in cui Bologna si, si è fregata. Cioè, i modenesi hanno fregato tipo un secchio in un pozzo a Bologna e quel secchio sul pozzo a Bologna era considerato una sorta di reperto. E allora, a modena per vendetta si è ciulata il secchio e se l'è portata via riuscendo a tenersela. È ed è conosciuta come la guerra del secchio e no, non sto, non sto scherzando ragazzi, c'è gente che è morta nel passato perché qualcuno si è rubato un secchio per ripicchia. Voi bolognesi cosa ci avete <ride> lanciato? I tortellini <ride> e noi modenesi vi abbiamo lanciato le lasagne taroccate. Questo... All'accento balsamico, grazie per il dire. Sì, un secchio sì, siccome c'era questo secchio in un pozzo a Bologna che era considerato particolarmente... Un, so, un simbolo. Modena si è fottuto il secchio, eh, riuscendo a tenerselo e scoppia, gente è morta perché uno si è fottuto un secchio. Questo... È la guerra del secchio. Se la andate a cercare su Google, la trovate. E ancora dall'epoca, dall quando ovviamente eh, si vuole fare lo spotò Modena Bologna, c'è la storia del secchio per l'appunto. <ride> Quindi <ride> sembra incredibile. Sembra incredibile, ma cosa è successo veramente? No, sembra, sembra incredibile, ma è. Fondamentalmente, sta ragazza com'è spawnata nella nostra vita e nei nostri algoritmi di social? Beh, la risposta è che lei ha partecipato a un programma tv chiamato Il Collegio, che le ha regalato una grandissima visibilità e fama. E lei stessa ha: calma, Il collegio è stato solamente all'inizio, cioè no, non è no. stato per il collegio. Ha dichiarato tuttavia. di aver partecipato proprio per questo motivo. in seguito, poi, ha voluto sfruttare questa visibilità per le ragioni che conosciamo molto bene. Ed è ignorante, visto che non ho mai seguito il collegio, pensavo che Maria Sofia fosse la concorrente che ha deciso di sfruttare la fama ottenuta dal programma nel modo peggiore tuttavia sono qui per no non è vero no ce ne sono due o tre che la stanno sfruttando in maniera peggiore c'era la la emogot quella che non voleva andare in bagno in piscina che ora è diventata una fascistona incredibile mettere che potrei aver commesso un errore infatti c'è un'altra ragazza che è diventata virale in questi giorni anche lei ex del collegio che ha ottenuto inizialmente visibilità con quel programma Oh dio. Aspetta, me la ricordo lei. Più o meno. Aveva già le labbra che sembrava un canotto? Oddio, non me lo ricordo più. Aspetta, ho un vuoto. Me, 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 la, me la ricordo. Me la ricordo che l'abbiamo vista. Sì, vabbè, Vittoria. Va bene che è sconfitta. Ma sì, ma non mi ricordo mh, in che contesto. Mh. Ma poi perché è, una, perché è diventata una bambola gonfiabile, scusate, perché sembra fatta di porcellana, che è successo? Ha pubblicato un nuovo video in cui annuncia una nuova iniziativa che definire assurda sarebbe riduttivo. Fa quasi sembrare i discorsi di Maria Sofia quasi, e lo sottolineo, quasi sensati al conflitto guarda, ci credo poco a Twitter, ma vabbè... Pronto. E infatti ha creato parecchio scandalo. Quindi oggi ci andremo a vedere questo TikTok di questa collegiale che vuole seriamente fare concorrenza a Maria Sofia. Ma hai risaputo ah? che chi sta guardando questo video sente essere iscritto a un 83% di probabilità che la sua futura figlia seguirà tutti gli step di Maria Sofia comprendo eh, ma la Rock Academy a 18 è? anni. E io non rischierei. Ma adesso direi che ascoltiamo la nuova iniziativa di questa ragazza che ha annunciato su TikTok raga torno a scuola solo per essere espulsa e voi direte "Vito, ma ci sei o ci fai?" e io vi dirò "Ci sono e ci faccio". In... E eh no. <ride> Già da qui si denota l'elevato quoziente intellettivo. E eh no. Si dice "Ci sei o ci fai?" perché o è uno o è l'altro, non possono essere entrambi. <ride> Già qui, già qui si denota l'elevata intelligenza di questa persona. Cioè, o, o sei stupida, o fai la stupida. Ma se sei stupida, non puoi farla stupida perché sei già stupida. So. Mistra, perché mi hai mandato giù in questo mondo pieno di babbui? Perché? Ma perché? Fatemi, fammi tornare nei regni celesti, per favore. Perché? In questo momento se andassi a scuola sarei con i 010. Difatti tra poco accadrà proprio ed esattamente questo. Solo che c'è un piccolo dettaglio che ci stiamo scorrendo. Ma che cazzo vuoi? Ognuno, ognuno adora i propri dei, Ten, scusami. non è capito. ...perché? Perché effettivamente non sto andando mm -hmm. a iscrivermi in una scuola per studiare. Ora vi spiegherò il mio progetto ma con un piccolo recap. Mm -hmm. non, avevo dubbi, eh? <ride> non avevo dubbi, ma si, sì, vai avanti. Spoiler, ho la terza media? A Spoiler, pensavo avessi la quinta elementare. <ride> Spoiler, pensavo come titolo di studio. Pensavo, pensavo avessi il battesimo, a dire il vero, ma comunque, va bene lo stesso, <ride> di ballo. No, al massimo, Bane. Se dovessi fare cattivo, vabbè, beh, tu adora Selune. Che vuoi? Eh, ognuno c'ha il proprio dio, <ride> ma guardi, io, io terza media, secondo me, è tanto. Secondo sì, me è tanto, per me è battesimo. <ride> Comunione come titolo di studio. Comunque, è figa, anche se lungo come deve, non è male. Allora, devo dire che il video era partito anche piuttosto bene. Le prime quattro parole erano state Raga torna a scuola. E il video avrebbe potuto tranquillamente finire lì. Sarebbe stato un bel video con un bel messaggio. E invece poi eh Sì, ma io non ho capito cosa deve fare. Deve lo va per farsi espellere, non ho capito. Ha voluto andare avanti. In pratica, come dice lei, non ha mai proseguito con le superiori. Il che vuol dire che se dovesse ritornare a scuola, dovrebbe ripartire dalla prima superiore. E quindi con quelli nati nel 2010. Dunque, si sarebbe ritrovata in classe con dei ragazzi con un po' di anni in meno di lei. Ma comunque, niente di infattibile. Allora, twinner, twinner, non devi dire stronzate, quelli del 2010 non sono ancora nati, altro che prima superiore, non dire cazzate, non si... quelli del 2010 non sono neanche nati, non vanno in prima superiore, non devi dire minchiate, va bene? E insomma, anche perché volendo ci si puoi iscrivere a quelle scuole che ti fanno fare più anni in uno per recuperare. Ma lei non ha nessuna intenzione di andare a scuola Nella per imparare noi, qualcosa e avere Dio. un diploma. Ma solamente per farsi espellere e fare casino. Non mi manca andare a scuola, mi sto vivendo la mia vita abbastanza bene. L'unica cosa che realmente mi manca. L'unica cosa che realmente mi manca è la capacità di articolare correttamente le parole perché queste labbra sono più adatte a succhiare capelli che a parlare. Ma tanto io non devo far studiare, devo farmi espellere. Quindi non è importante che io riesca a parlare bene. Manca di scuola è il casino che facevo. Guardate, vado a farmi le caffè. Abbiamo capito, abbiamo materia sufficiente in tutta l'anno. Buon anno, oddio. Attenzione, da oggi chi ha le ciglia finte è una persona finta. No, vabbè, ragazzi, ma. No. Allora, io capisco anche essere celebre. Cioè, ci sta. Allora, io capisco anche essere stupidi. È eh, perché nel senso, ci sta. Io auguro a questa ragazza di non trovarsi mai in classe con me in cattedra. Potrebbe <ride> ma, finire allora, molto male. No, ma, ma allora, ma due cose fondamentali. Grazie a intanto. La prima, ma che genitori ha? Cioè. È inutile, io non sto ripetendo sempre le stesse cose, eh, perché se io avessi preso una nota con la prof che mi dice suo figlio urla in classe e mi faccio le canne, io sarei finto all'ospedale, però evidentemente ha dei genitori che, boh, non esistono, quindi non è, non è un problema, è, un, è uno. Due, ma io capisco fare i deficienti, eh, perché le superiori siano stati tutti deficienti, anch'io ho fatto un sacco di stronzate, però, cioè, non... Ma a parte il fatto che non rischi che poi così non, non vai in gita, non rischiate, non rischiate che con questa tua stupidaggine non, non, la classe non va in gita. No, perché io e i miei compagni di classe li minacciavo fisicamente se non ci mandavano in gita. E no, non sto scherzando, lo facevo sul serio. Gli dicevo sempre fate il casino che volete, ma se rischiate che non andiamo in gita, io vi picchio. <ride> Non so quindi, non lo so. Sar sarò io che, ma poi magari boh, sarò io che ho vissuto in un'altra epoca, non so come dire. Cioè, ma anche perché è, cioè, sei di un'antipatia fuori dal comune, ma proprio tanto. Cioè, sei, sei come quelle unghie sulla lavagna che fanno quel rumore incessante, quello stridio che dà fastidio alle orecchie. Non so come dire. No, avete visto? Ha fatto delle storie in classe. Ma come si fa a essere così trasgressivi? Incredibile. Cioè, questa non ha paura di niente. Sta cosa mi fa venire in mente un meme che gira da tipo 15 anni su Facebook. Di le ragazze che postano un selfie dicendo: Tipo, solo noi siamo così pazzi da fare una cosa così trasgressiva. Sì, è vero, effettivamente, sì. Me lo ricordo, quella stronzata. Stessa cosa, sta ragazza. Incredibile. Io una volta ho accettato termini e condizioni senza leggerli affatto. <ride> Ovvio. Oh Vedi quanto è coraggiosa ad aver urlato fuori da scuola? Ci sono due cose che sono veramente. Ehi, hey, capirai. Tu hai urlato fuori da scuola. Io quando ho compiuto 18 anni sono arrivato nel parcheggio della scuola con la macchina, con Dragon Ball sparato a palla e ho aperto la portiera per farlo sentire a tutta la scuola. Capirai? Tu non sei trasgressiva, sei solamente una pivella. È stato molto interessante, però. Pessime di questo video e ancora non abbiamo visto la parte peggiore. La prima è che qualcuno possa pensare di voler tornare a scuola non per fare qualcosa di utile per se stessa, ma per andare a dare fastidio agli altri facendo casino e basta. E la seconda è che dopo aver formulato questo pensiero, le è sembrato talmente intelligente che era il caso di condividerlo con il mondo intero. No, ma no, non è il problema di fare casino a scuola. Cioè, non è il problema. No, mi hanno detto qualcosa che sono parcheggiato, non è che. Cioè, non è il problema di fare casino a scuola scuola, perché in realtà fare casino a scuola io penso che sia una parte inevitabile e ineluttabile di un percorso di un'adolescente, cioè il casino a scuola io credo che sia normale, però dipende da che casino è, cioè non so come dire, capito, cioè urlare in mezzo alla classe e prova da farmi le canne, cioè boh, eh, sì, va bene, molto interessante, <ride> nel senso non so come dire, cioè boh, dico, ok... <ride> Cioè, non, non, non lo so per dire adesso. Non è che voglio fare sempre il paragone perché sembra che io ho il cazzo più lungo, però per dire, non lo so. Anche noi abbiamo fatto delle stronzate in classe. Cioè, una volta io e un mio amico abbiamo fottuto il registro al prof e lui lo cercava come un matto, <ride> poi gliel'abbiamo rimesso lì dopo 30 secondi e gli facevamo magia, è riapparso, un prof incredibile. <ride> cioè, non so come dire, cioè. cioè io... Magari è, è, è il modo diverso di fare casino, non lo so, cioè, buono, boh, non riesco a capire, questo è un casino irritante, non so come dire, un casino fastidioso. Però, non... peccato che poi sia stata totalmente distrutta nei commenti al punto che Mamma. si è ritrovata a doverli bloccare, ma a quello ci arriviamo tra poco. Piuttosto andiamo avanti col video, ancora ci spiega la parte peggiore di questo suo piano geniale. Il fatto è proprio questo, cioè, a me manca, raga, andare a scuola per fare letteralmente il casino. Quindi ho pensato appunto a questo. Mi iscriverò in un liceo, ben grazie, ben scrivetemi stato. i vostri licei. E raga, immaginatevi. <ride> Posso sbattere forte perché tanto l'interno è vuoto, quindi a parte il rimbombo non c'è un danno vero e proprio. Oddio, Bisogna, immaginatevi raga. Ok, piccola interruzione, ma sono io che ho visto male oppure dopo che ha sbattuto sul tavolo, il tavolo ha letteralmente cambiato colore. Ma vabbè, non faccio... Sì, probabilmente, vabbè, perché in faccia c'ha una maschera, voglio dire, di, di trucco. Facciamoci troppe domande. Sarà stato magari quel leggerissimo make-up che indossa. Andiamo avanti. Immaginatevi, raga, che è una certa... In questo anno qua, di, di scuola, entro io e faccio... Ciao, ragazzi! Perché pensi che qualcuno ti vorrebbe in classe? <ride> non ho capito. Questo, questo pensiero malsano che hai partorito da cosa cioè perché pensi che qualcuno ti vorrebbe in clausa <ride> cioè, non so boh per trombare ma guarda Matteo allora ti dico la verità cioè io personalmente se fossi io alle superiori come tutti i ragazzini ero molto superficiale guardavo solo la bellezza delle ragazze però cioè sinceramente porca trova sembra un alieno ma sembra un alieno, cioè sembra che gli abbiano impiantato due deltoidi sulle guance, C ha le labbra che sembra un materassino da spiaggia, cioè non lo so, non è che è brutta, non, non è un essere umano, non, so non ha l'aspetto da essere umano, non so come dire, capito? Cioè, Dunque, secondo me trovi delle ragazze un po' più acqua e sapone in classe che sono molto più, però... Facciamo casino. <ride> Guarda, onestamente me lo immagino come un incubo e come un film di orrore. Poi, per carità, se dovessi rimettermi nei panni del Twinner che vale superiori, nel giorno in cui mi toccava essere interrogato e non avevo studiato, probabilmente sarei stato pure felice nel vederla entrare e fare un po' di casino. Ah, vabbè, vabbè, sì. Vabbè. Ma poi il pensiero subito dopo che avrei dovuto sopportare per tutta la mattina quelle scenate. Probabilmente avrei preferito comunque venire interrogato, prendermi due e basta. Facciamo casino. <ride> e lo faremo per essere espulsi. Purtroppo non ho mai fatto casino wow. a scuola in nessuna occasione. Per il semplice fatto che poi coi miei genitori sarebbero stati volatili per diabete. Vabbè io sì, ma non esagerare. A quanto pare i genitori adesso se ne sbattono altamente le balle. Poi si stupiscono se i figli sono rincoglioniti allora o fanno il chinotto tour o il se resti incinta per. Vabbè, ma è ovvio, tour. è ovvio quello lì. Iniziate è normale. a dare un occhio ai vostri figli e dategli una girata. Ah, vabbè, è normale, ma quello è ovvio. Purtroppo è così e così rimarrà allora. sempre. Alistair, cioè, sempre, almeno questa generazione, Alistair, grazie per le 30, 30 cioè, Non ho capito, ma la trasgressività dov'è? Cioè, secondo me sei più trasgressiva se ti chiudi in una biblioteca e studi 16 ore al giorno. Secondo me sei più trasgressiva del 99% delle persone. <ride> Tra l'altro, è proprio identico come al collegio. Sono entrata, ho detto: Raga, facciamo casino! Divertirmi, voglio far casino. Voglio prendere un sacco di note per poi essere espulsa. E tutto ciò verrà postato sui social. Ovviamente, eh, stando non lo so, vedrò come fare, però lo farò raga poi ovviamente però non sarò sempre presente non sarò sempre Luce, lì, comunque, malatino, due eh? volte al mese appaio io in classe che faccio, ok raga vabbè due volte al mese dai la, 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 non sta neanche troppo tra i coglioni sinceramente, <ride> Vabbè me che se stai due volte al mese sinceramente, boh, ma se io fossi il prof direi no, tu in, non ci stai in aula, sei espulsa è <ride> la prima volta che la vedo, benvenuta sei espulsa, arrivederci <ride> Grazie mille, a posto può andare. Oggi è il giorno in cui vi divertite tutti. Ma Ragazzi non pensavo che l'avrei mai detto ma erano veramente meglio i discorsi di Maria Sofia. Cioè quelli del collegio non so dove siano andati. Ma lei sei convinta di questa cosa, questa cosa che è divertita. sei convinta? Fare il eh. casting per questo programma. Ma quanti anni ha questa? Non è l'età, è stupida, è, le... è proprio stupida. E non è che lo dico con cattiveria, non lo dico perché voglio insultarla, è un dato di fatto, è stupida. È una persona con un basso quoziente intellettivo. Non, non lo, ma non lo, dico, lo giuro, non lo dico con cattiveria, ve lo giuro, non lo dico con cattiveria. È così. È una persona stupida. <ride> Ci sono quelli che nascono intelligenti, quelli che nascono normodotati, quelli che nascono stupidi. <ride> è la vita, ragazzi. Gli dèi danno i propri doni in base a. Una persona... È una persona è stupida. Basta, sono stupida. Ma perché ho visto qualche reaction per esempio alle interviste fatte ai collegiali dove dicevano cose ridicole, ho sempre pensato che fossero piuttosto recitate. Maria Sofia è irritante, supponente e è pazza, però lei non è stupida per dire. Per dire. Io Maria Sofia non penso sia stupida, penso sia una, una pazza che dice stronzate con una mentalità contorta e deviata, con idee folli, però non penso sia stupida. Eh, questa persona magari non è pazza, non ha mentalità strane con idee deviate, però è stupida. <ride> è tutto lì, nel senso... <ride> Ma qui siamo fuori dal programma perché stanno andando avanti a recitare. Dopo aver sentito questa iniziativa, la mia domanda è solamente una, e cioè, perché... Per quale motivo, se non ti interessa ciò che la scuola ti potrebbe offrire, andare comunque solamente per fare casino. Nel senso, ci può anche stare l'idea di non voler continuare gli studi, anche perché immagino che lei dai social si è già guadagnando piuttosto bene. Sì, anche se di... se dovessi dare un consiglio, un diploma è meglio averlo che non averlo, anche perché non si sa mai come potrebbe andare la vita. Ma Però... No, no, è tranquillo, vendi i piedi, fai abbastanza soldi. Poi dopo, che cazzo ne so, trovi un marito ricco che ti mantiene risolto. Però ci può stare comunque la sua scelta. Ma allora semplicemente fai quello che devi fare senza dare fastidio a gente che invece. È lì per lavorare e anche gli altri studenti Ma che sono so lì per imparare qualcosa. Paragonarla... Anche perché a mio parere ci sono due cose Lupo, molto Presidente sbagliate. La prima è ovviamente andare in una scuola giusto per dare fastidio. Ma non saprei neanche se paragonarla a Maria Sofia, questa persona. Sinceramente, boh, cioè... non, non, non saprei neanche se paragonarla a Maria Sofia perché Maria Sofia è una persona che è mentalmente pazza e dice cose folli. Questo è solo l'anello mancante tra l'uomo e l'anellide. Cioè, non, non lo so, non, non so neanche. Sono due mondi completamente diversi, non, non saprei neanche se paragonarli, capito? Quindi Pollo, grazie per i sei. Fio, che penso si comprenda già da sempre che è sbagliato. Ma poi c'è un secondo fattore, e cioè che lei con questo video ha detto che vorrebbe andare in una scuola consigliata proprio dai suoi fan. E non usa il singolare quando dice del farsi cacciare. Facciamo casino. <ride> e lo faremo per essere espulsi. <ride> Ora è molto probabile che se davvero qualche fan la chiamerà per andare nella sua uh -huh. <ride> Ma non dirlo in internet che vuoi far casino perché secondo me così facendo nessuna scuola ti volerà o fai come la comi ridere a crepapelle ridere ah, a crepapelle beh. ridere a crepapelle no, pelle, ridere a crepapelle Dio, Le emozioni volano uh -huh. La scuola è perché anche lui o lei questo fan non è che abbiano delle intenzioni molto serie con la scuola <ride> e Magari sono anche loro lì Ciao per perdere te Come va? Oggi mi sono riguardato Dragon Ball a Bridget e mi sono spaccato dal ridere. Bellissimo. Soprattutto la parte del prete francescano. Bellissimo, ma rimane bellissimo. comunque il problema per tutti gli altri che invece sono lì davvero per imparare qualcosa. Oltre al fatto che, come ha detto lei, se lo facesse davvero dovrebbe ricominciare dalla prima superiore. Ma poi un liceo, cioè ma che idea del cazzo è un liceo? Ho capito bene. Il che vuol dire che si ritroverebbe con ragazzi non troppo grandi, e che magari venendo in classe, un influencer che hanno visto anche in televisione qualche anno prima e che si comporta in un certo modo, potrebbero essere. Ma poi scusa si può a 18 anni ripartire nella prima superiore a 14 non sei tipo obbligato a fare i serali una roba del genere cioè non c'è un momento in cui effettivamente la, la tua età non è più consentito ricominciare dalla prima superiore la, la butto lì magari 18 ancora rientri eh, però cioè uno a 40 anni può andare in mezzo ai 14 anni cioè uno se a 40 anni può andare in prima superiore che 14 anni cioè, mi pare strano, sinceramente. Mi pare strano. Cre credo, credo ci sia, un, secondo me, un'età in cui vai a fare i serali perché non ha alcun senso. A 5 anni dopo la maggiore età, ah, c'è un'età, Daniel, allora vedi per la dire, grazie mille, c'è un'età, allora, tu sei un insegnante, quindi lo sai. Sarei più invogliati, anche l'ora di imitarla e mettersi a fare casino pure loro. Sperando ah, magari di entrare per le sue grazie, tino. diventare amici ah, finire nei suoi social. Soprattutto perché, e questo è un altro punto: lei in questo video dice che questo casino che vuole fare a scuola ha poi intenzione di pubblicarlo sui social. E tutto ciò verrà postato sui social? Allora. E in realtà penso che sia una cosa totalmente impossibile. Questo è semplicemente perché a scuola ci sono anche persone che lavorano, professori. Eccetera. E dubito fortemente ah, che bro, si presteranno a queste pace, riprese per dai. ricreare il collegio fai da te. Ma anche solo con questa vaga idea di venire ripreso e finire nei social, qualcuno di quella classe potrebbe essere invogliato a fare casino anche lui. Solo che, a differenza di questa influencer, che lì solamente per divertirsi e si viene cacciata, se ne frega perché tanto ha la sua carriera con i social. Se uno di quella classe viene cacciato, viene cacciato e basta. suoi, eh, sei stupido, cazzo suoi. senza guadagnarci niente. In seguito, questa ragazza in questo TikTok pubblica anche la scena di quando va ad annunciare questa bellissima notizia alla madre? una scuola vai, quale? sì, ma aspetta, andrò in una scuola solo e solamente per divertirmi, farò una presenza ogni due mesi, l'apparizione farò tanto per fare casino ed essere espulsa. Ah, non ci è bastato come di prima? <ride> sì, effettivamente quale genitore non sarebbe fiero e felice? ah sì, un'ottima un risposta, sì. Ci sta? Non ti è bastato prima? Ah, ottima risposta, sì, sì. Non fa, non fa una piega. Sì, sì, no. Ci sta, ci sta, eh. non, fa, non fa una piega. Sì, anche mia madre mi avrebbe risposto così. Dopo avermi tirato una fioriera in faccia, però, sì. Ci deve dire la propria figlia che annuncia questa fantastica iniziativa. No, scusa, mi correggo. Io non, non sarei mai stato in quella possibilità perché sarei finito a lavorare. Io. No, no, non sarebbe mai successo A me se mi avessero espulso per la condotta Mio padre mi avrebbe sbattuto in fabbrica a lavorare Finito no? Non avrei potuto non fare stare in casa A dire strozzate No ma a me, me, me l'hanno sempre detto A me l'hanno sempre detto, ho detto Se vai a scuola e studi bene, se no vai a lavorare Se hai, che cazzo ne so, un titolo di studio basso Trovi un lavoro dove cazzo trovi E vaffanculo culo. Ma sempre detto così, io non l'ho mai avuto oggettivamente nei momenti in cui cazzeggiavo. Perché è bellissima plafoniera. Su suona da Dio. <ride> che imbecille. <ride> che carina. Io l'ho mai avuto nei momenti in cui l'hanno sabbati. Che quelle altre stronzate. Io, sinceramente, cioè, o mi mandavano a lavorare o. Onestamente, non so come mai così tante persone che sono uscite dal collegio e hanno avuto un boost iniziale di fama alla fine decidono di usarlo per situazioni così discutibili. Perché non hanno il cervello per usarlo per situazioni migliori, ovviamente. Da un lato, immagino che sia anche perché partecipando da ragazzi magari non si ha molto bene la maturità del sapere che cosa farne, come gestire la fama, eccetera. Ma dall'altro, anche perché è evidente che nelle ultime edizioni i partecipanti ci andavano con zero interesse nel programma, ma solamente nei follower che ci avrebbero guadagnato. Per questa ragazza, nel video di oggi, io spero. Spero che non porti davvero avanti questo.